che bel tavolo che ci siamo scelti stasera. Ma cosa fa lì Sisma in piedi? Si segga, si segga! Grazie signor Duca Conte, com'è gentile lei. Mi era giusto venuto un crampetto all'avampiede sinistro. Ma cosa dice? Si segga! Menagramo d'un menagramo! Se mi permette allora io mi siederei. Sì signor mega direttore. Ah, oui, oui, la fortuna viene a me. Ah, oui, oui, la fortuna non va lì. Scusi. Sveglia il caffè. Barba e... Il signor Duca Conte vince il piatto. Oh, ma che bella fortuna, mi sento fortunato stasera. Cosa stava facendo, Sisma? Sì, signor Duca Conte, mi permettevo di fumare, sempre col suo permesso, un sigaro cubano che mi ha portato il cameriere poco fa. Era il sigaro più potente al mondo. Fumarlo equivaleva andare incontro a un mese d'ospedale pagato dal paziente con nausea, sbalzi d'umore incontrollati e botta nicotinica. Ah, molto bene, cameriere. Una cassa di questi sigari per il nostro Sisma e che se ne fumi uno dietro l'altro, controlli! Sì, signor Duca Conte, lei è molto... Se mi permette io un attimo, sverrei un secondino. Amici carissimi di YouTube, un salutone dal vostro Sisma preferito, c'est moi. Ecco, sono un po' emozionato oggi perché sto riprendendo il tutto con la mia nuova Reflex Canon EOS 100D, come ho detto anche nel filmato dell'unboxing sul secondo canale e in uno dei filmati precedenti di questo canale. Sono un po' emozionato perché insomma, nuove configurazioni, nuove impostazioni, nuovo tipo di macchina, quindi cercherò di fare il meglio possibile. Beh ragazzi, altra scenetta bellina, iniziale, dai, diciamo così, sempre merito del gran Godosmos, di Fantozzi, questa volta in onore a Fantozzi, gran film ragazzi, spettacolare. Beh, come onorare, insomma, questo periodo e anche Fantozzi con un sigaro cubano? Io oggi mi sono procurato un sigaro cubano del quale non ho sentito parlare, ma del quale non ho mai provato il marchio, insomma nessuna sfaccettatura di questo marchio. Questo qua è l'H. Upman Habana Cuba, ovviamente con Osier A. Ecco, diciamo proprio H. Upman con Osier A, come state vedendo nelle immagini in sovrimpressione. Ovviamente ragazzi, dato che non conosco nulla di questo marchio, io voglio parlare appunto della storia un po' del marchio, ma la vado a leggere perché sennò col cazzo che mi ricordo tutta sta trafila qua. Allora, H. Upman il marchio. Ad August ed Hermann Upman, banchieri tedeschi, si deve alla fondazione di questa storica marca nel 1844. H infatti sta per Hermanos, quindi se non sbaglio Hermanos significa fratelli, se non sbaglio, in questa lingua. Se ho sbagliato non linciatemi per favore. E adesso appartiene alla gestione sino alla vendita nel 1922 alla società inglese Francau e Co. L'edificio in Calle Amistad alle spalle di Partagas, che ha ospitato la manifattura sino a pochi anni fa, è stato uno dei luoghi del sigaro più visitati dell'Havana, miei coglioni. Oggi la nuova manifattura è un modello per tutte le fabbriche di Habanos e continua a sfornare una splendida gamma, dal Sir Winston al Magnum 46. I miti Upman si risplendono di una luce propria. Allora, gran momento culturale, ovviamente mettiamo via adesso lo smartphone che non ce ne facciamo più un culo di niente. Cosa fare adesso? Allora, innanzitutto adesso diamogli una descrizione esteriore, insomma estetica. Come state vedendo dalle immagini di sovrimpressione, l'aspetto esteriore, insomma l'aspetto estetico, è leggermente grezzo come capa, nel senso che non è perfettamente liscio e diciamo così perfetta. È ruvida, un po' al tatto, insomma un po' rugosa, e si vedono insomma delle varie imperfezioni qua e là.
intanto già mi spoilerò ovviamente i sentori. Quello che mi piace molto, che di solito nei cubani non vedo, a parte nel coibo ovviamente, è la fascetta, insomma l'anilla molto pittoresca. Mi piace veramente tanto. Un'anilla molto pittoresca, insomma, dorata, con delle varie rifiniture rosse, insomma, è anche un po' in rilievo se al tatto. Ma è bellissima, non si niente da dire. Adesso cosa faccio? Lo vado a ghigliottinare e poi esame crudo. Ghigliottinatina, sì, andiamo! Se va per terra, chi se ne frega, siamo all'aperto, semi-aperto. Allora, togliamo i soliti rimasugli, se no mi vanno tutti in bocca. Oddio, cosa ho detto? Sembra una cosa sessuale. Mamma mia, sisma, questi doppi sensi. Ecco. Allora, dai sentori, come stavo già spoilerando all'inizio, non sono così straintensi, non sono straintensi. Ma io ci posso sentire come aromi, riprovo, perché veramente sono flebili, cioè insomma non si sentono così bene. Io ci sento un po' di legno e di paglia. Beh, adesso ragazzi andiamo ovviamente ad accenderlo e poi, miei coglioni, degustazione ad acceso, che insomma non vedo l'ora. Proviamo il nostro sigaro cubano. Questo già vedo che l'accendino fa il suo porco lavoro, proprio si fa pregare per farle. Dir che l'ho ricaricato stamattina sto stronzo, sarà che c'è un po' d'aria, non lo so. Dai mo, su, non fa lo stronzo, ecco ragazzi, perché non uso più l'accendino, voi direte, ma perché allora, gran coglione, non usi l'accendino a tripla fiamma? Perché? Ve lo dico subito il perché. Mi si è spaccato, intanto passano dei ciclisti qua, benissimo, mi si è letteralmente spaccato, si è rotto, mi è caduto e si è rotto, ecco in poche parole, ma da molto in alto mi è caduto e non dico altro. E questo con una fiamma un po' flebile, ormai sono inculcato col flebile, fa come può. Anche il fumo che esce dalla bocca non è così denso. Ecco, quello che mi risulta appena d'acceso è che non ha una gran moltitudine aromatica, come si può notare in certi sigari extracubani o anche cubani. Non ha una gran moltitudine aromatica, è soprattutto vegetale, c'ha quell'impronta vegetale primaria, però non è aggressivo, non è amaro e questa è già una buona cosa. Adesso ci vediamo fra poco, che vediamo insomma vicino al secondo terzo se cambia, se non cambia, come cambia, eccetera eccetera eccetera. Ecco ragazzi, avvicinandosi al secondo terzo le cose cambiano poco, e lo dico con un po' d'amarezza perché insomma vabbè, ora noi sappiamo che i sigari cubani non sono così evoluzionistici, non si evolvono spesso e neanche tanto, però ecco, è un sigaro questo qua che insomma io adesso è preponderante, diciamo così, l'aroma vegetale misto a speziato che è costante in tutta la fumata. Io adesso insomma ci ho sentito una boccata, diciamo così, di cera, ma proprio qualcosa di vago, cioè insomma magari sono io come quasi sicuramente che sparo stronzate. Il sigaro non mi ha stupito, come cubano insomma non mi ha stupito, è un sigaro che secondo me ha poco carattere, insomma
non eccelle come personalità. Arrivo, Inoltre parliamo della manifattura. Come avete potuto vedere adesso dal fumo che esce dalla bocca, dalla mia bocca, non è così denso, quindi non ha un tiraggio molto molto buono e costante. Come potete vedere anche da questa immagine, vi faccio vedere il sigaro, ha una combustione piuttosto incostante, non è buona, insomma non è perfetta, ecco, diciamo così, non è perfetta, va corretto ogni tanto con l'accendino. Secondo me, anzi, quello che ho potuto constatare adesso, quindi non cagatemi le palle. Parliamo della cenere. La cenere come aspetto visivo finale, insomma, è grigiastra con qualche righina qua e là più scura delle altre. Non è stracompatta, ma non è che mi dispiace del tutto, non è neanche brutta come cenere, ecco. Insomma, se vogliamo dare una valutazione finale a questo sigaro, è un sigaro che, come ho detto prima, gli manca un po' il carattere, è un po' spento secondo me. Non ha una gran intensità aromatica e non ha degli aromi che mi hanno colpito, pure a me personalmente. Non voglio dare noia a chi ha gradito di più questo sigaro di me, anzi ditemi nei commenti cosa avete provato fumando questo sigaro, se l'avete provato, e se avete da dire la vostra sul fatto che vi è piaciuto di più di come è piaciuto a me, ditela pure, sempre ovviamente non essendo degli scassamaroni, perché qui si fa per dare appunto pareri personali. Ecco, scrollo un attimo la cene e buona, capito ragazzi? Comunque adesso basta, bando alle ciance, adesso ci salutiamo perché lo finisco in pace, perché per finirlo lo finisco, test della Reflex superato, superato alla grande. Una telecamera che d'ora in poi farà parte del mio arsenale videomaking. Beh ragazzi, detto questo, un salutone dal vostro Sisma, che poi ritornerà a farsi sentire per Natale con un altro video appunto dedicato a Natale, sempre grazie agli stacchetti ideati dal mitico Godosmos, che se non lo cito si incazza, Godosmos, ti dedico anche il sigaro Godosmos. Ecco, diciamola tutta, ho fatto anche un verso da ghiottone, come dicono in Frankenstein Junior. Beh ragazzi, ora ci salutiamo veramente tanto e ci rivediamo nel prossimo video. Buone fumate a tutti, ciao!